Il male c'è, ma Dio è sempre più forte. Il Papa invoca una chiesa dove tutti possano sentirsi accolti. Al termine, forte appello contro il lavoro minorile. Guai, ha detto a chi soffoca la speranza dei bambini. Bergoglio per me era e resta un vero amico. Nel TG il rabbino Abraham Skorka racconta la sua profonda amicizia con l'ex arcivescovo di Buenos Aires. Mi ha insegnato il senso della vita e della morte. La missione proseguirà. Di fronte ad una camera vuota, il ministro Mauro riferisce sulla morte del militare italiano e a Brescia la polizia ferma un giovane accusato di terrorismo. Era pronto a passare all'azione. Un paese fermo e incapace di favorire la ripresa. La Confcommercio fotografa un'Italia bloccata dalla crisi e la CISL avverte: per ripartire servono coesione, tregua politica e un taglio forte delle tasse. Siamo ammalati nel fisico ma non nella mente. I malati di SLA di nuovo in piazza per chiedere lo sblocco dei finanziamenti. Presentato un progetto sperimentale per curare a domicilio i disabili gravi. Buonasera e benvenuti al TG 2000. Eccoci qua, buonasera a tutti voi. E dunque i bambini hanno diritto a studiare, a giocare, pregare, crescere nelle proprie famiglie. Guai a chi ruba loro la speranza. Parole forti pronunciate oggi da Papa Francesco al termine dell'udienza generale. Udienza come sempre affollatissima, durante la quale ha invocato una chiesa aperta, capace di amare e perdonare. E poi ha improvvisato un dialogo con l'Assemblea. Allora lo chiediamo al nostro inviato in Piazza San Pietro, Paolo Fucili. Paolo. Buonasera, buonasera a tutti voi, a tutti i nostri telespettatori. Dunque, alle mie spalle Piazza San Pietro, ora ovviamente deserta o quasi, in confronto a stamattina quando c'erano circa 50.000 fedeli. È stata calcolata l'affluenza di oggi all'udienza generale. Il Papa si è presentato con largo anticipo, ha compiuto il suo giro lungo in Papa Mobile per tutta la piazza, ricevendo l'abbraccio molto caloroso dei presenti. Piazza calda non solo in senso meteorologico, ormai l'estate è esplosa. Su Roma, tema della catechesi di oggi, la Chiesa popolo di Dio. Papa Bergoglio ha approfondito appunto questa definizione della Chiesa popolo di Dio con parole belle, importanti, sottolineando appunto che questo popolo anzitutto non è una elite, nessuno deve sentirsi escluso. La Chiesa in sostanza deve avere porte aperte. Poi l'amore è la legge del popolo di Dio. Questo significa superare rivalità, incomprensioni, egoismi. Questo ha detto il Papa col suo consueto metodo, diciamo un testo che funge da traccia e poi parole a braccio per sottolineare i punti più rilevanti per lui. Allora ascoltiamo cosa è stato detto, vediamo cosa è successo stamattina nel servizio di Cristiana Caricato. Attorno a noi basta aprire un giornale, l'ho detto, vediamo che la presenza del male c'è, il diavolo agisce, ma vorrei dire a voce alta, Dio è più forte, voi credete questo, che Dio è più forte? Ma lo diciamo insieme tutti, Dio è più forte, tutti! E sapete perché è più forte? Perché lui è il Signore, è l'unico Signore. Come era quello? Dio è più forte. Bene. Francesco parla e la piazza risponde, incita i 50.000 fedeli arrivati per ascoltare la sua catechesi sul popolo di Dio, uno dei temi principi del Concilio Vaticano II, e fa emergere i protagonisti di quella riflessione ecclesiale. Gli uomini e le donne chiamati a portare al mondo la speranza e la salvezza, ad essere segno dell'amore di Dio. Un popolo che per Papa Bergoglio deve conoscere solo la legge dell'amore, non un sentimentalismo sterile o vago, ma accoglienza dell'altro come fratello. Ma noi dobbiamo chiedere al Signore che ci faccia capire bene questa legge dell'amore. Ma che buono, che bello è amarci uno all'altro come fratelli veri. Che bello è quello. Eppure, ammette Francesco, persino dentro il popolo di Dio, nella stessa famiglia, ci sono guerre, gelosie e invidie. Ed è così che invita i presenti a cambiare subito, a dare una svolta alla propria vita. Forse tutti abbiamo simpatie e non simpatie e forse tanti di noi siamo un po' arrabbiati con qualcuno. Almeno diciamo al Signore, io sono arrabbiati con questo, con questa. Io ti
prego per lui e per lei, ti prego, pregare per quelli con i quali siamo arrabbiati, è un bel passo in questa legge dell'amore. Lo facciamo, facciamo oggi, eh? Oggi. Nel popolo di Dio, aveva detto aprendo la sua riflessione Francesco, c'è posto per tutti, anche chi è timoroso o indifferente può cogliere l'invito rispettoso a cambiare. Un messaggio carico di amore per un mondo che è smarrito e bisognoso di risposte, ma che più di ogni altra cosa necessita di misericordia e speranza. E poi dicevate allora anche da studio, bambini protagonisti oggi all'udienza generale del Papa, non solo quelli in piazza che sono sempre tanti, tante famiglie sgomitano per poter dare il proprio bambino al Papa per un abbraccio, un bacio come sempre, ma parliamo di una questione più seria, la giornata mondiale contro il lavoro minorile che ricorre proprio oggi con un particolare ricordo per i bambini sfruttati nel lavoro domestico. Pensate che questa è una piaga che tocca milioni di bambini utilizzati per le faccende domestiche, nelle case, nelle abitazioni, nelle famiglie. Il Papa ha denunciato ovviamente stamattina anche questa forma di lavoro schiavo. Lavoro schiavo lo chiama lui, l'ho chiamato anche in altre occasioni. Ovviamente non poteva non sottoscrivere gli intenti di questa ricorrenza con le parole che andiamo ad ascoltare e poi la linea va allo studio, ma noi ci rivedremo ancora successivamente. Sono milioni i minori, per lo più bambine, vittime di questa forma nascosta di sfruttamento che comporta spesso anche abusi, maltrattamenti e discriminazioni. È una vera schiavitù questa. Auspico vivamente che la comunità internazionale possa avviare provvedimenti ancora più efficaci per affrontare questa autentica piaga. Tutti i bambini devono poter giocare, studiare, pregare e crescere nelle proprie famiglie. E questo in un contesto armonico di amore e di serenità. E questa gente, invece di farli giocare, li fa schiavi. È una piaga questa. È un loro diritto e un nostro dovere. Una fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia verso la vita e il domani. Guai a chi soffoca in loro lo slancio gioioso della speranza. Monica, torneremo in Piazza San Pietro fra poco per ascoltare di nuovo le parole del Papa. Nel frattempo cambiamo argomento. Il ministro della Difesa Mauro, amareggiato per il voto dell'Aula, ha riferito sull'attentato in Afghanistan costato la vita al maggiore Giuseppe La Rosa. Un eroe lo ha definito Mauro. Si è frapposto fra la bomba gettata nel lince e i suoi uomini, finendo ucciso. Ordigno gettato da un ventenne, non da un bambino, come rivendicato dai talebani, che si è arrampicato sul blindato. Resteremo nel paese anche oltre il 2014 per sostenere la ricostruzione, ha concluso il ministro che vedete nelle immagini. Il jihadista della porta accanto è il 21enne marocchino arrestato dalla polizia di Brescia con l'accusa di addestramento con finalità di terrorismo internazionale, di incitamento alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Barbara Masulli. Ma con un odio ben radicato verso tutti coloro che dopo l'11 settembre, quando aveva solo 9 anni, lo accusavano di essere terrorista e talebano per via delle sue origini marocchine. Questo risentimento viscerale contro l'Occidente, Anas El Abaoubi, arrestato dalla Digos di Brescia e dall'antiterrorismo, lo avrebbe placato solo colpendo il nostro paese. Gli obiettivi li stava scegliendo con cura attraverso specifici sopralluoghi su internet, uno su tutti, la stazione di Brescia. Il 21enne residente a Bobarno è noto per essere il fondatore della filiale italiana di Sharia 4, movimento ultra radicale islamico nato in Belgio e già al bando in altre zone d'Europa. E la Bobi, via web, diffondeva traduzioni di scritti jihadisti e andava a caccia di informazioni su esplosivi e tecniche di combattimento. Sul suo blog, inoltre, aveva manifestato il desiderio di morire per Allah ed espresso la volontà di unirsi alle formazioni jihadiste per lottare contro il regime di Assad in Siria. Quando lascia un testamento spirituale in cui lui, esaltando
il martirio, dice praticamente io farò questo, o fa capire che vuole fare un qualche cosa di eclatante per diffondere ancora di più questo tipo di cultura estremistica, ho capito bene che il rischio comincia ad essere molto reale, non potevamo permetterci di aspettare oltre. Ora è accusato di addestramento con finalità di terrorismo internazionale, nonché incitamento alla discriminazione, alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Il ragazzo non avrebbe agito da solo. I poliziotti hanno eseguito nel Bresciano e a Pordenone una serie di perquisizioni nei confronti di altre due persone vicino al gruppo terroristico. La pagina politica al via il cantiere per la nuova Costituzione. Il ministro delle riforme Quagliariello, inaugurando i lavori della commissione degli esperti, ha indicato nel 15 ottobre la data ultima per presentare le proposte. I saggi si riuniranno il lunedì e il primo argomento di discussione sarà la riforma dell'assetto bicamerale del Parlamento. L'ultimo, la nuova legge elettorale. CISL, Confcommercio, Istat, i dati rivelano in tutti i casi la difficoltà in cui versa l'economia reale. Senza lavoro non ci salviamo, sottolinea allora il Premier Letta, per salvarci occorre uno shock fiscale. La ricetta di Bonanni, sentiamo Giorgio Schiavoni. Salari bassi e tasse alte. L'Italia che emerge dall'analisi del segretario della CISL, Raffaele Bonanni, è un paese dove il lavoro viene trattato alla stregua di un bene superfluo, cioè poco pagato e ipertassato. L'Italia, vista dalla CISL, è poco rispettosa del parere dei lavoratori, è dirigista, usa poco la concertazione come metodo per condividere le decisioni chiave, quelle che determinano l'assetto della società e dell'economia del bel paese. Secondo Bonanni, a rubare il futuro del nostro paese è la cultura dello scaricabarile. Si pretende senza essere disposti a concedere nulla. Ma lì dove esistono diritti ci sono anche doveri, quindi stop a blocchi, ostruzioni e veti che ci impediscono di crescere e modernizzarci. E via libera uno shock fiscale, un consistente taglio delle tasse per i redditi medio-bassi. Ma oggi a fare una fotografia dell'Italia c'era anche la Confcommercio, che parla di burocrazia ipertrofica che uccide le imprese, di banche inefficienti che non prestano i soldi come dovrebbero e di famiglie sempre più povere che non comprano più perché i loro redditi calano ormai ininterrottamente da 5 anni. Un paese dove i giovani soffrono perché non trovano lavoro, hanno un'educazione sempre più scadente e vedono una prospettiva solo nell'emigrare all'estero. E intanto i malati di SLA protestano contro il mancato rifinanziamento del fondo, ma dal governo arrivano rassicurazioni. Quando ti diagnosticano una malattia grave, non parlo solo della SLA, ma quando una malattia degenerativa entra in casa, tutta la famiglia soffre di questa malattia. Significa che gli equilibri familiari sono saltati tutti. Le nostre famiglie, i nostri figli non potranno mai fare carriera sul lavoro perché non possono dare disponibilità. Significa che i nostri figli hanno il tempo contato, significa che ci mangiamo il risparmio di una vita perché abbiamo bisogno di assumere dei badanti. Dopo proteste, manifestazioni e persino scioperi della fame, la pazienza dei malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica e dei loro familiari è finita. Eppure c'è voluto un altro presidio stamane a Roma sotto la porta del Ministero dell'Economia per sbloccare il fondo ottenuto con la legge di stabilità per il 2013 dopo un altro estenuante tira e molla. Un fondo che però è pari soltanto a 275 milioni di euro a fronte di un fondo che era stato istituito nel 2008 di 2 miliardi e mezzo. Vigilerò sulla conclusione dell'iter, ha fatto sapere il sottosegretario Baretta parlando anche di un consistente ritocco in alto per il fondo per la non autosufficienza. Ma ci vuole anche una ripartizione più equa sul territorio, dicono le associazioni dei malati di SLA. E comunque rimane la tristezza di dover ogni volta alzare la voce, almeno così è stato finora, per far onorare impegni e promesse. Soprattutto chiediamo dignità verso una malattia che al momento è incurabile. Quindi noi questa malattia ci uccide giorno per giorno, ma molte volte ci uccide più la burocrazia, molte volte ci uccide la solitudine, che vediamo che intorno a noi questo vuoto. Maxi truffa da oltre 3,5 milioni di euro a Roma. I carabinieri del comando provinciale hanno scoperto 40 presunti falsi ciechi che in realtà, secondo le indagini, vedevano benissimo, dovranno rispondere dell'accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato e percepivano circa 1.100 euro al mese.
E ora torniamo a collegarci con Piazza San Pietro, con il nostro Paolo Fucili. Paolo, dal Pontefice, anche oggi parole chiare nella Messa di Santa Marta. Esattamente, la messa del mattino delle 7 a casa Santa Marta, la sua residenza. Oggi erano ospiti il personale, religiosi, laici della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Si parlava in sostanza della paura della libertà che ci dà lo Spirito Santo nel passaggio dalla legge mosaica dell'Antico Testamento alla legge nuova che ci dà Gesù, senza ovviamente abolire la prima. E i cristiani, dice il Papa, devono vincere due tentazioni opposte, quella di andare indietro oppure quella di andare avanti, il cosiddetto progressismo adolescente, lo chiama il Papa. Ascoltiamo le sue parole, la linea poi torna allo studio da voi. Questa tentazione di andare indietro, perché siamo più sicuri indietro, muy sicuri fra virgolette, ma la sicurezza piena è nello Spirito Santo che ti porta avanti, che ti dà questa fiducia, come dice Paolo, no? E questa fiducia, lo Spirito, che è più esigente, perché Gesù ci dice che in verità io vi dico, finché non siamo passati il cielo e la terra non passerà un solo iota della legge. È più esigente, ma non ci dà quella sicurezza umana. Non possiamo controllare lo Spirito Santo, quello è il problema. Ho appreso da Bergoglio cosa vuol dire il momento della morte e quanto confessa il rabbino di Buenos Aires, Abraham Scorca, grande amico di Jorge Mario Bergoglio, fin da quando l'attuale pontefice era arcivescovo della capitale argentina. Vito De Torre. Un real amigo. Che significa un real amigo? Hablamos. Per me Bergoglio è un vero amico. Cosa vuol dire un vero amico? Noi due parliamo di tutto senza alcun limite, un dialogo aperto. Mi ha dimostrato con i fatti la sua amicizia verso di me e verso l'ebraismo. Quando due giornalisti scrissero la sua biografia dal titolo Il Gesuita, mi sono enormemente emozionato quando mi chiamarono per dirmi che il cardinal Bergoglio voleva che a scrivere il prologo della sua biografia fossi io. Per me è stata un'emozione fortissima, era la sua vita e chiedeva che a introdurla fossi io. Bergoglio per me è stato fondamentale per capire il senso della vita e della morte. Le racconto un aneddoto. Nei giorni in cui lavoravamo insieme alla stesura di un libro, stavano lentamente morendo per malattia mio suocero, suo fratello e la mamma del giornalista che ci stava aiutando a scrivere. Bergoglio mi spiegò che la morte vuol dire la forza, il coraggio di offrire l'anima a Dio. Il modo in cui lo disse, come approfondì il tema, ci aiutò a capire meglio il dramma che in quei giorni stavamo soffrendo, e le sue parole furono un balsamo per i nostri cuori, una fonte di grande consolazione. Attraverso questo intendimento fu un balsamo per i nostri cuori. Noi, Monica, ci fermiamo qui, ma chi ci vuole rivedere può farlo sul nostro sito tv2000.it. Grazie per essere stati con noi, a domani.